vabbè, partiamo. Prima di tutto, grazie a tutti di essere venuti qua. Sabato mattina pagando se ti ascoltare me, quindi grazie, fatemi un applauso. Bravissimi. Bene, io non so se qualcuno di voi lo sa, ma abito lontano da Bologna, ci vuole circa 45 minuti a venire da casa mia qua. Visto che sto talk qua è stato fatto in sostituzione di quello di Lana, ho detto, non l'ho mai parlato, ho detto, vabbè, adesso faccio una prova dei tempi. Quindi ho detto, vabbè, da casa mia qua sono 45 minuti, se mentalmente, mentre guido, me lo ripeto così, allora parto, comincio a farlo, poi arrivo, ho detto, ah, però sto finendo l'introduzione. Secondo me c'è qualcosa che non va. Vabbè, insomma, vedremo, taglieremo da qualche parte. Allora, prima che mi sieda al computer vi faccio vedere delle shell che vedrete tutto il giorno. Vi faccio due o tre introduzioni. Allora, parleremo di applicazioni distribuite. Non so se qualcuno di voi ha esperienza di applicazioni distribuite. Che cos'è un'applicazione distribuita? Beh, l'applicazione distribuita è sostanzialmente, come diceva Lamport, che è uno dei papà dell'applicazione distribuita, è quella cosa per cui il tuo computer improvvisamente smette di andare perché un computer dall'altra parte del mondo si è spaccato. Queste sono le applicazioni distribuite. Quindi cose che tendenzialmente si rompono con grandissima facilità. Allora uno dice, perché? Perché andarsi a infilare dentro questo ginepraio? Il motivo per cui uno va a fare un'applicazione distribuita è perché dovete avere la scalability, okay? Che non è una malattia venerea, ma è una cosa che uno tendenzialmente vorrebbe avere. Cioè la possibilità di, a seconda delle richieste di computazione, storage o quello che volete, poter crescere in maniera lineare. Ovvero, esistono due tipi di scalability, anzi in italiano di scalabilità. Una è quella verticale, cioè la possibilità di dire il mio computer non va abbastanza forte, il mio PC non va abbastanza forte, quindi cosa faccio? Cresce, aggiungo più RAM, aggiungo un altro core e così via. Già aggiungo un altro core? È un bel ciappino. Comunque vabbè. Diciamo, quindi cresco verticalmente, ok? L'altra è la famosa horizontal scalability, ovvero scalabilità orizzontale, che è quella di dire mi serve più spazio, aggiungo un altro computer. Mi serve più potenza di calcolo, aggiungo un altro computer. Questo implica che tu possa, in teoria, fino all'infinito aggiungere hardware, quindi gettare hardware contro il tuo problema, e in teoria risolverlo. Ora, in realtà, questo chiaramente non si può fare, perché tutte le volte che voi aggiungete un computer, una cosa che uno tendenzialmente non pensa è che state aumentando le probabilità di avere un crash. Cioè, se statisticamente sappiamo che un computer su 1000 si spacca, ok? Se voi avete un coso con 1000 computer, voi molto probabilmente ne avrete uno rotto. Ok? Non so se avete mai riflettuto su questa cosa. Ok? Quindi se voi avete un sistema costituito da 10-15 computer, voi state aumentando le probabilità di crash. Ma non solo, avete problemi di sincronia, cioè le informazioni devono essere in un qualche modo distribuite. Okay? Quindi in teoria voi potete dire adesso facciamo un'applicazione distribuita e faccio tutto io. In realtà morireste a fare una cosa del genere. Ci sono stati dei signori, ed è il motivo per cui oggi parliamo, che si chiamano Bascio, che ringraziamo sempre, hanno fatto un applicativo, anzi più di un applicativo, un paio, che sono database distribuiti. Uno si chiama Reaccore, l'altro si chiama Reaccore KV, l'altro si chiama Reaccore TS. Sono due applicativi distribuiti che sono della famiglia dei Dynamo. Non so se conoscete DynamoDB, è il database che in teoria usa Amazon al suo interno per gestire il vostro carrello e così via. C'è stato un famoso paper, mi sembra del 2004-2007, di Vogels, che si chiama Dynamo Papers, in cui spiega come è fatto questo applicativo. Da lì sono nati tutta una serie di famiglie di database di questo tipo. Uno è React, l'altro forse più famoso è Cassandra, nato in Facebook, poi adesso uscito, che sono applicativi che in teoria ti danno la scalabilità lineare. Cioè tu in teoria puoi aggiungere delle macchine e creare la... creare quello che si può pensare, cioè aggiungi delle macchine e il tuo applicativo in termini di computazione, di memoria e di storage cresce. Da questa cosa Bascio ha creato quello di cui parleremo oggi, che si chiama Reaccore, che è una libreria scritta in Erlang, ma noi la useremo in Elixir, così, perché Elixir è più bello. No, scherzo, non ditelo che se no vi picchiano.
parleremo di ReactCore, che è una libreria che vi permette di gestire tutta una serie di problematiche che sicuramente ci sono quando parliamo di applicativi distribuiti. Adesso mi siedo perché sennò qua l'introduzione arriva fino alla morte. E va bene. Qual è il nocciolo della questione? Questo applicativo, questo framework che serve per creare applicazioni distribuite, vi dà la possibilità di incominciare a gestire il concetto di nodo, di fare un cluster, quando esce un cluster dal nodo e così via. L'applicativo in realtà, adesso lo vediamo, vi permette di muovervi in maniera molto, molto semplice. Ci sono un paio di concetti che dovremmo provare a chiarire. Io proverò di buttarveli lì, se avete domande fermatevi e basta, insomma. Tanto partiamo, vi faccio vedere un po' di codice, perché sennò dopo dicono che c'è il trono e non faccio codice, ok? Giusto? Bene, bene. Adesso cambio il microfono. Pronto? Pronto? Questo? Allora. Bene. Come prima cosa, vabbè, che cos'è ReactCore? Allora, potrete trovare ReactCore su questa cosa qua, che si chiama XPM. Chi di voi ha familiarità con Elixir, Erlang? Bravissimi. Tutti gli altri, cattivi. Meno sul registro tutti quelli che non conoscono Elixir. Vabbè, non vi sto a fare introduzione su Elixir, sennò non finiremo mai. Però diciamo, questo è il package manager di Elixir e Erlang. Se voi andate qua, scrivete ReactCore. Okay. Vi salta fuori questo bellissimo package che voi potete usare. Questo in realtà non è il package ufficiale, ma è un derivativo di quello originale fatto da Basho. È stato impacchettato, infiocchettato, ci sono due feature in più, ma niente di che. Okay. Partiamo, ovvero andiamo qua, adesso mettiamo un po' di pulito e vediamo cosa succede. La prima cosa che farei è creare un applicativo vuoto. Anzi, sì, arrivo subito, guarda. Tac, adesso facciamo così. Allora, come va? Si vede? Bene, bene. Allora, questo qua è un applicativo assolutamente vuoto, fatto con Mix, che è, diciamo, il tool per creare applicativi vuoti. Quello che vi ritrovate è questa cosa qua, ok? Un file vuoto, sostanzialmente, in cui, tra le varie dipendenze, voi potete andare ad aggiungere quella di ReactCore, ok? Andate qua, fate mixtaps.get, dovete scrivere bene, io l'ho già fatto, vi dice tutte le dipendenze sono a posto, ok? Lui si scarica ReactCore e siamo tutti felici. Allora uno dice, ah che bello, mo lo compilo, e va. Ha pure compilato, che bello. Facciamolo partire. Vediamo cosa succede. Lui parte e in realtà non sta partendo, ok? La cosa che dovete fare è dirgli che volete far partire l'applicativo ReactCore, ok? Andate qua, lo fate partire. Se questo è il primo consiglio che vi do, mettetelo come prima cosa, perché se lo mettete come seconda succedono disastri. Ve lo dico perché se volete provare, questa è stata una delle cose che mi ha fatto un po' disperare, insomma. Va bene, partiamo. Fantastico. Abbiamo compilato, partito e ovviamente non va niente. Che cosa succede? Succede che, guardiamo tutti questi bellissimi log che partono, mancano un po' di cose. Allora, quando parliamo di un applicativo distribuito, si sente, abbiamo a che fare con una serie di cose di cui in particolare ReactCore ha bisogno. Allora, la prima cosa che si nota è questa, cioè il fatto che lui sta partendo senza un nome.
Se voi avete a che fare con un applicativo distribuito, avete il concetto di nodo. Se leggete un po' di letteratura, troverete che il concetto di nodo è sostanzialmente quello di un computer. Okay? Dopo vedremo che ci sono altre, ci sono i virtual node, però insomma avete la necessità di chiamare e quindi identificare i vostri nomi. In Elixir è piuttosto semplice. E dare un nome, basta fare una cosa di questo tipo, adesso me lo sono segnato perché se no dovete farlo partire mettendogli meno meno sname, chiamiamolo gpad chiocciola 127.001. bene, continua a morire, ok? Continua a morire perché mancano tutta una serie di altre cose. L'altra cosa che vi manca è il fatto che ci sono una serie di informazioni che dovete dare a ReactCore. Il minimo delle informazioni che dovete dargli sono le seguenti, adesso vi faccio vedere. Sono queste. Allora, proviamo, si vede? Bene. Allora, la prima riga che guardiamo è il concetto di ring, che è un altro concetto che vi ritroverete nei vostri applicativi, cioè come distribuite la vostra computazione all'interno del vostro applicativo. Proverò di spiegarvelo in 30 secondi. Qualcuno di voi ha mai letto il Dynamo Paper? Sa di che cosa stiamo parlando? Bravo, vuoi essere il cocchino della maestra, eh? Bravo. Allora, vi faccio 30 secondi di introduzione. Allora, se avete un applicativo distribuito, uno dei vostri problemi è quello di capire come dividere i dati o, diciamo così, lo stato che avete a che fare tra i vari nodi, ok? Supponiamo che voi, ragioniamo di un database, che però in realtà questa cosa è facilmente trasportabile anche allo stato di un applicativo. Allora, se voi avete un database, diciamo che individuate un indice che vi identifica tutti i vostri dati, ok? Facciamo una cosa molto semplice. Supponiamo che voi dobbiate gestire 12 cose, ok? Se voi avete due nodi, supponiamo di avere due nodi, quindi questo è un nodo, ok? E ci mettiamo dentro 12 cose, alziamo sempre un po' il font così si vede di più, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, bene, ok? Questo è il vostro nodo, ci sono 12 cose lì sopra, ok? Aggiungiamo un altro nodo. A questo punto, nel momento in cui unite un altro nodo, quello che dovrete fare è spostare questa roba di qua, che va da qua a qua. Giusto? Quindi qua cancelliamo i primi 6, gli ultimi 6, e magari mettiamo qua di fianco 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ok? Se voi a questo punto però aggiungete, in questo modo avete spostato 6 cose da una parte all'altra, cioè i due nodi si sono dovuti trasferire quei dati lì. Non è che ci si poteva fare un granché. Supponiamo di aggiungere un terzo nodo. Ok? A questo punto, se seguiamo semplicemente la divisione dei dati, come tutti sappiamo, cosa succede? Succede che questo 5 e 6 qua, voi lo dovete cancellare da qua e andare a mettere qua, giusto? Quindi già avete fatto due spostamenti, è tipo il risico. Okay. Dopodiché dovete spostare gli ultimi 4 da qua a qua. Giusto? Quindi avete incominciato a spostare più roba di quello che serve. Ok? Se aggiungete un quarto nodo, le cose peggiorano ancora di più. Perché voi da qua il 4 lo dovete spostare di qua. E già avete fatto uno spostamento. Poi due spostamenti da qua a qua e 7, 8, 9 e altri 3 da qua a là. Quindi
più aggiungete node, più siete lì tutto il giorno a spostare dei dati. Questo è uno dei grossi problemi che avete. Quindi cosa succede? Succede che c'è una cosa che si chiama consistent hashing, che vi permette in un qualche modo di gestire questo tipo di spostamento. Questa è una delle magie che React Core vi fa. Insieme al concetto di consistent hashing c'è quello del virtual node. Cioè, noi adesso stiamo parlando di quattro computer, quattro nodi, ok? Su questi nodi noi abbiamo sempre solo ipotizzato di avere un singolo nodo, cioè abbiamo quel nodo lì e basta. Se noi introducessimo un concetto che si chiama appunto virtual node, che è una cosa virtuale e che non ha una mappatura uno a uno con i nodi fisici, cosa succede? Succede che noi potremmo dire che su un singolo nodo fisico ci sono più nodi virtuali, ok? A questo punto abbiamo una granularità maggiore. Questo ci permette di spostare le cose in una maniera un po' particolare. Adesso vediamo un esempio. Prima di tutto creiamo un applicativo vuoto di React Core e vediamo come lui gestisce le cose. Vedrete che le gestisce in una maniera un po' particolare. Allora, senza tediarvi troppo di come andare a creare un applicativo vuoto, io ce ne ho già uno che adesso velocemente analizziamo. Tac e tac, ve lo sposto di qua. Ok. Allora, partiamo dalla configurazione, che è quella di cui parlavamo prima. C'è il concetto di ring, diciamo che è una directory dove lui si vuole salvare un po' di dati. Quella lì, ricordatevi che quando fate delle prove con il ring, la dovete cancellare. Poi gli serve un IP, che è l'end-off, che dopo ne parliamo. È un altro concetto che vi interessa, perché l'end-off significa come gestire il momento in cui aggiungo e tolgo nodi. Poi vabbè, ci sono un altro paio di cose. Una cosa interessante è questa, è il ring creation size, cioè quanti virtual node vado a creare. Perché? Supponiamo di, invece di avere 12 cose, come abbiamo fatto prima, di avere i nostri dati che possiamo tranquillamente identificare come con un identificativo, un po' generico, quello che preferite voi. Noi tempo fa abbiamo avuto a che fare con un applicativo che doveva in un qualche modo gestire dei dati legati al tempo. Voi potreste usare la vostra data come identificativo univoco dei vostri dati. Okay? Se di questo identificativo voi ci fate un hash, il classico SH1, quello che voi ottenete è un numerone. Questo numerone è questo qua, che adesso andiamo a vedere, è un numerone che è questo, perché altro non è che un 2 alla 160. Sono 160 bit quelli che voi avete a disposizione. Se voi questo numerone qua, che è quello che viene definito case space, cioè la distribuzione delle vostre chiavi in tutto quello che potete gestire, lo dividete in un po' di roba, diciamo 12, 16, di solito si divide in 64, ok? Ottenete più o meno 64 fettine di questo qua. Quindi cosa succede? Che ogni volta che a voi vi arriva un dato, voi ci fate l'hash, ottenete un numero e lo potete andare a mappare su uno dei 64, 128 virtual node che voi avete. Ok? Se voi poi questi virtual node li andate a spalmare sui nodi reali, voi avete una granularità piuttosto fine. Se voi questi virtual node li mettete più o meno uno per ogni nodo reale, ecco che se si aggiunge un nodo, voi in realtà non dovete andare a spostare tutti, ma potete aggiungere, spostare solo alcuni nodi lì.
e voi tranquillamente, in base all'ID, sapete dove andare a mappare la roba. Adesso vi faccio vedere come. Allora, questo qua viene chiamato ring perché quello che si fa è quello di prendere questo numero qua, se cercate ring core o comunque ring size, esce consistent hashing su Google, vi viene fuori proprio questa immagine qua. E, ok. Adesso proviamo a far partire questo bellissimo, questo la chiudiamo, vediamo anche questa è più o meno lì, eccole qua, cancelliamo tutto, facciamo partire il nostro applicativo. Questo è quello che vi ritrovate quando fate partire un nodo React, ok? Come vedete sono partiti una serie di applicativi, se adesso non avete familiarità con Erlang o con Elixir, diciamo che sono tutta una serie di, se mi sentono mi picchiano, di librerie che voi potete gestire, in un qualche modo caricare, ok? E lui vi sta dicendo che ha tutta una serie di funzionalità che sono al vostro servizio, e quello che io ho fatto è stato dirgli, come avevamo visto qua, che la mia dimensione del ring è 12, okay? Quindi lui ha preso quel numerone là che vi ho fatto vedere prima e l'ha diviso in 12. Bene. A questo punto lui mi ha fatto partire dei virtual node, che sono questi qua, assegnando ad ogni virtual node una determinata partizione. Ok? Adesso andiamo a vedere come ha distribuito lui i nodi. Quindi chiediamo a React di mostrarci qual è la situazione del nostro cluster. Questo, una volta che voi avete messo la libreria dentro il vostro applicativo, ce l'avete praticamente gratis. Okay? Quello che lui ti sta dicendo è che abbiamo un unico nodo fisico che ha il 100% dei dati. Questo nodo si chiama GPAD e questo è. Questo qua sopra è come lui ha diviso il suo key space di prima sui vari virtual node. Come vedete sono tutti su GPAD 1, che è il nome che io ho assegnato a questo nodo fisico. Okay? Questo nodo fisico adesso sta tenendo sopra 12 virtual node. Tutto chiaro fino adesso? Domande? Bene, bravi, bravi. Mi piace questo pubblico attento. Okay? E adesso proviamo a far partire un altro nodo, ok? Lo chiamiamo a questo punto GPAD 2, ti avevo detto 2, bravo. E lui si attacca, ok? In realtà lui adesso è partito come nodo separato. Gli ho dovuto dare un po' di configurazione, gli ho detto non usare la stessa porta, però adesso queste due cose qua sono due entità assolutamente separate, non si conoscono, ok? Tant'è che lui sta facendo la manfrina che ha fatto prima. Ok? Ha fatto tutti questi log qua, adesso questi proveremo, se abbiamo un po' di tempo, andarci a fondo, però se io gli dico a lui, oddio, ho combinato un disastro, no? Gli dico stampami il tuo ring, vedrete una situazione analoga a quella di prima, cioè lui mi dice io ho il 100% dei dati su GPAD 2, ok? Bene, adesso con mirabolante magia facciamo un join. Vi faccio notare un'altra cosa, giusto tra parentesi, perché così parlo di quanto è bello Elixir. Noi stiamo scrivendo in Elixir, stiamo usando una libreria Erlang e la cosa è assolutamente trasparente, quindi se non studiate Elixir, cattivi, imparatelo, perché dopo potete avere accesso a tutte le librerie di Erlang che sono bellissime. Non sono tante come quelle di Node, così, però sono tutte super belle. Va bene. Allora, dobbiamo fare un join, quindi dobbiamo dire a questo nodo qua di unirsi a un altro nodo. L'altro nodo, come si chiamava? GPAD 1,
chiocciola127001. Okay? Adesso i due nodi si uniranno all'insegna dell'amore. Quello che è successo di qua, vedete, sul secondo nodo, proviamo a dargli un po' più su, ok. Adesso guarderemo un po' più nel dettaglio tutte queste scritte, ma i due nodi si sono uniti. Come faccio a saperlo? Semplice. Adesso gli chiediamo di vedere come sono distribuiti i dati e vedrete che i dati sono distribuiti in questa maniera. Vedete che lui ha detto nodo A 7, nodo B 6, perché diviso 12 lui fa un più 1, e se andiamo a vedere, vediamo che la prima partizione è rimasta in carico a GPAD 1, la seconda partizione è andata in carico a GPAD 2, come la terza, poi 1, 1, 2, leggete? Se riuscite a leggere? 2, 2, 1 e così via. Ok? Adesso mi dite, è facile, cioè erano 6, se sei da una parte sei dall'altra. Non è che ci voleva un genio, cioè non è che ci voleva sta libreria fantasmagorica. Va bene, va bene. Adesso cosa facciamo? Ci mettiamo un terzo nodo, ok? E vediamo cosa succede. Anche lui è partito vuoto, quindi è fuori dal join. Gli dobbiamo dire di entrare nel cluster. Adesso, qua lui è partito, giusto? Per farvi vedere che non mento, gli chiediamo lo stato del suo nodo e lui vi dice è tutto da me, ok? Anche qua sopra è tutto da me. Bene, React core.join. Qua per far parte del join posso scegliere chi mi pare dei due, non c'è una preferenza, basta selezionare un nodo qualsiasi del cluster e lui entra dentro. Ok? Vi voglio far vedere che anche gli altri due nodi vedranno la sua entrata. Ok? Quindi lui ha visto il join, adesso si stanno mettendo d'accordo, ma la mia le tova le mie, insomma. E come vedete, a un certo punto hanno trovato una quadra. Adesso gli chiediamo come sono messi e vediamo come hanno distribuito le cose. Ok? Ok. Allora, lo 0 è rimasto all'1. Andiamo a vedere come erano distribuiti prima. Ok? Come vedete, prima lo 0 era sull'1 e lo 0 tuttora è rimasto sull'1, ok? Il secondo era su GPAD 2 ed è rimasto sul 2. Il terzo è andato a finire sul 3, quindi abbiamo avuto un movimento. Questo qua è l'altro GPAD 3 che è stato inserito e che era sull'1. E quindi è stato inserito, abbiamo avuto il secondo spostamento. L'altro è questo qua, che è questo qua, ed era di GPAD 2. Tutti gli altri però, come potete vedere, sono rimasti stabili. Quindi lui è riuscito a spostare la minima quantità di dati inserendo, spostandoli sul terzo nodo. Ok? Questo è bello. Bello, bello. Dio boh, grandissima la domanda di Maurizio. La domanda è stata, a livelli di processi sulla macchina, bravissimo, allora prima di tutto, grazie a questa domanda, vi posso far vedere quanti giga ho su questa macchina. E come potete leggere qua, sono 64 praticamente, i miei giga. Okay. Non aspettate, cioè, l'unico motivo per cui sono arrivato qua è per vantarmi della memoria che ho su questa macchina. Bene. A livello di processi, diciamo che ce ne sono. Questa è la BIM. In realtà sapete che Linux fa vedere processi e thread un po' nella stessa maniera.
però quello che ancora di più vi dovrebbe far vedere, questo è quello che si vede nella macchina, ci sono in realtà tutta una serie di altri processi, nome e così via, però in realtà voi, se siete dei programmatori Erlang, questa cosa qua vi interessa fino a un certo punto. Quello che vi interessa fare, vabbè, giusto per farvi vedere, sì, cioè si è messi così, cioè stiamo tipo facendo niente, okay. Stiamo facendo niente, abbiamo 2,8 GB di RAM occupata, abbiamo 3 nodi di un cluster, cioè non è che stiamo a fare chissà che cosa. Cioè, quello che mi rompe il cazzo è Skype, non so se notate. Skype è un'applicazione distribuita anche lui. Va bene, in realtà la cosa bella da farvi vedere è questa. E adesso succederà un disastro perché mi sono dimenticato di fare una cosa. Adesso vediamo se succede un disastro o no. Probabilmente sì. No. Vabbè, dopo allora vi dico un'altra cosa che mi sono scordato di dirvi. Questo è un applicativo che vi danno gratis quando usate Erlang, ok? Ed è sostanzialmente la visualizzazione della virtual machine di Erlang. Erlang ha una virtual machine che è praticamente un mezzo sistema operativo. Perché quando io vi parlavo prima di virtual node, in Erlang vengono mappati come dei processi. In Erlang esiste il concetto di processo che non è assolutamente un 1-1 col processi del sistema operativo. Cioè è normalissimo in un applicativo avere qualche migliaia, qualche milione di processi. È assolutamente, tant'è che questi sono i processi che ad oggi vi stanno girando dentro un nodo della vostra virtual machine. Okay. Sì? Vabbè, l'altra cosa carina che vi faccio vedere è questa, che era, vi ricordate gli applicativi di prima che avevo detto che sono delle librerie che se mi picchiano? È questo. Qua vedete i vostri applicativi, questo è l'applicativo dell'applicazione nuova che abbiamo fatto noi, che è la NoSlide. Come vedete non c'è quasi niente. Qua notate che c'è React Core. Se io clicco qua, siete pronti? Tac! Giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando, però vi butto lì una cosa. Come vedete ci sono questi processi qua che rappresentano i proxy ai virtual node di cui vi parlavo. Okay? Su questa macchina qua girano solo, cioè scusatemi, su questo nodo qua, che era uno dei tre nodi dei cluster, girano in realtà solo 4 virtual node. Però voi avete i proxy per tutti i virtual node reali. Se prendiamo un altro nodo e lanciamo la stessa cosa, observer.start, okay, vedremo una cosa assolutamente analoga, in cui vedete di nuovo ci sono altri 4 nodi. Okay. Questo perché? Perché uno delle... Però avete sostanzialmente i proxy di tutti i virtual node. Questo perché? Sì, me l'hanno detto. Questo perché? Perché... Una delle cose belle della vostra degli applicativi distribuiti è quello di far vedere ai vostri client il vostro cluster come se fosse un'unica cosa. Quindi non è che se uno in un qualche modo si collega per un qualsiasi motivo, vuoi per una chiamata HTTP, a un nodo, vede i dati solo di quel nodo lì, o vede comunque la capacità computazionale solo di quel nodo lì. Lui deve vedere il cluster in maniera completa. Okay? Una delle cose che abbiamo fatto... che ho fatto e che magari adesso vediamo un secondo, visto che rimangono tipo 10 minuti. Però è stato bravo, siamo a 10 minuti dalla fine e l'introduzione è già finita. Quindi, cioè, sono stato bravo o no? E una cosa classica che abbiamo costruito è il ping. Okay? Adesso vediamo chi dei vari nodi ci ha risposto. C'è stato qualcuno che ci ha risposto. Ok, questo ci ha risposto. Chiudiamo un po' di shell, se no qualcuno probabilmente verrà da vomitare fra poco. Questa la mettiamo qua sotto. Ok. Vedete, in questo caso qua, io sto facendo ping e lui sta rispondendo solo a me. Se adesso vado su questo nodo qua e faccio ping... Vedete che risponde quel nodo là.
Però io sto facendo dovunque, in qualsiasi classe. Questa era GPAD 3, vedete? Questa è GPAD 1, vedete, lo potete vedere da qua, e questa è GPAD 2. Ok? Io, in qualsiasi punto del nodo, se faccio, chiamo questa funzione qua, che adesso vediamo, e che quindi è una funzione che voi state esponendo come capacità computazionale del vostro cluster, vedete che in realtà mi sta rispondendo sempre questo nodo qua, perché per un qualsiasi motivo è andato a finire, è andato a finire lì. Un altro servizio che ho sviluppato e che magari adesso vi faccio vedere è il put, che però tipo non mi ricordo più come funziona, quindi andiamo a vedere il codice. Così prendiamo questo esempio. Il put altro non è che una cosa molto semplice, chiave valore. Okay? Avete una chiave e avete un valore. Mettiamo dentro il nostro bellissimo cluster. Scusate. Una chiave tipo GPAD e mettiamoci il mio classico numero, vediamo chi mi risponde e mi continua a rispondermi sempre lui. E vabbè, diciamo che mettiamo GPAD 566. Vedete che ho cambiato la chiave e ha risposto questo nodo qua. Ok? Ora io dovunque vada con questa chiave continuerà a rispondermi sempre questo nodo qua. Se invece da lì metto il classico GPAD, mi risponde quello là. Okay? Adesso vediamo se becchiamo una risposta anche da questo nodo qua. Ok. Quindi quello che lui fa, come vedete, le chiavi vengono distribuite sui vari nodi, secondo quel discorso di cui parlavamo prima. Ok? Vogliamo vedere 30 secondi come è fatto questo codice, che uno dice, boh, per fare una cosa così, chissà che cacchio di codice hai fatto. No. In realtà è una cosa molto semplice. Adesso, questi erano i servizi di ping e questi sono i put. Questo e questo. Perché poi, ovviamente, oltre al put, c'è sta pure la get. Quindi, se io chiedo GPAD come era messo, scusate, get, mi risponde 666, okay. E mi avrà risposto il solito nodo, vedete questo qua sotto, quindi faccio la get, è andato a finire lì, quindi lui attraverso la chiave individua qual è il nodo. Ok, come ho fatto a fare questa cosa qua? Uno dice, chissà che casino, in realtà ho fatto una cosa molto semplice, ho usato delle la libreria React Core. Che cosa fa? Con quattro funzioni voi ve la cavate. Allora, dovete fare un modulo che rappresenta il servizio, quindi diciamo la parte esterna, quello che volete esporre ai vostri client. In questo caso qua io ho chiamato NoSlidesService e ho dato la possibilità di fare delle put e delle get. Poi vabbè, ci sono anche i ping, adesso ignoriamoli per ora. Quello che devo fare è che quando uno mi fa una put, quindi mi dà una chiave e un valore, io chiedo a React Core di individuare un hash, quindi un indice di questa cosa. Vi ricordate che vi ho detto che React Core è stato estratto da React KV? Ogni tanto ritroverete dei concetti che in realtà sono un po' forzati e vengono proprio dal fatto che era stato tirato fuori da un applicativo che aveva valore. Quindi lui, per fare, diciamo, l'hash del vostro dato, ha necessità di quello che viene definito bucket, quindi secchio, e una chiave. Io ho deciso che il secchio si chiama NoSlide, perché provate a indovinare. E quindi io quello l'ho messo fisso, e poi la chiave che mi dà l'utente è quella esterna. Vediamo cosa succede se io chiamo questa cosa qua. Questo, il fatto che siamo dentro Erlang mi permette tipo di fare queste cose bellissime qua, al posto di K gli mettiamo GPAD e vedete salta fuori questo bellissimo numero. Questo numerone qua è quello, è il vostro ID, ok? Quindi io ho chiesto a una libreria di React Core di farmi l'hash, cioè di dirmi, ascoltami, qual è l'indice del mio coso? Bene, ora mi dai
una lista composta da un elemento, uno è questo qua, dei servizi di tipo NoSlidesService, vedete che questo nome qua è quello che io ho messo qua, che sono in grado di soddisfare la richiesta di questo indice qua. Quindi a chi posso rompere le palle? E lui mi risponde questo. Mi risponde con questo numerone, questo è sostanzialmente uno di quei numeri che vedevamo prima. Vi ricordate quando vedevamo la lista di come aveva diviso la partizione? Questo lui mi ha detto, vai a rompere le palle lì. Quello lì è per giunta un primario. Se abbiamo altre due ore vi spiego la differenza primaria e fallback, però, perfetto. Vi ricordate che uno dei vostri problemi è che succedono sempre i disastri. Quindi lui ha anche il concetto di fallback. Quell'uno lì, che ho messo qua, di solito dovrebbe essere almeno un 3. Cioè, siamo all'interno di un cluster, dammi 3 persone, 3 cose a cui rompere le palle perché possa tenere i miei dati. Perché tanto uno sicuro morirà, un altro non sarà disponibile, almeno uno che mi risponda ci deve essere. Io adesso per semplicità gliene ho chiesto uno. Bene. A questo punto, con questo bellissimo pattern matching, che ringraziamo sempre Erlang ed Elixir per il pattern matching, perché vedete, da questa struttura qua tiriamo fuori sostanzialmente l'index node, cioè questo, e sempre utilizzando una libreria, una delle varie utility di React, diciamo, bene, vorrei fare un comando a questo nodo qua, ti passo la chiave e il valore che mi hanno passato, voglio fare una put e quello che voglio è che mi risponda un vnode master, cioè il padrone di tutti i vnode. Quando noi abbiamo fatto l'applicativo, oltre a service, abbiamo dovuto definire un modulo che si chiama vnode. Okay? Se non siete molto esperti di React, quello che avete dovuto fare, o comunque se non siete, scusatemi, esperti di Erlang, fate conto che React vi dia un'interfaccia, se mi sentono mi picchiano, comunque vabbè, un'interfaccia che è rappresentata da questo concetto qua, cioè React Core Vnode, che voi all'interno della vostra classe dovete andare a implementare. Se qualcuno vi chiede, io non ho detto niente, perché non è proprio così, però diciamo che è così. Quindi sostanzialmente ci sono dei buchi che voi dovete andare a riempire. Uno di questi concetti che vi dà React Core, che ve ne dà vari, è l'handle command. Okay. Sempre grazie al pattern matching, voi potete definire più handle command in risposta ai comandi che vi arrivano. Vi ricordate che io di là ho messo dentro service qua put e poi la chiave, il valore che mi era stato passato. Dentro vnode io ho detto handle command, put, key v, sender state e così via. Dopodiché il vnode è stato avviato durante la procedura di partenza su tutti i miei vari cluster in maniera abbastanza diversa. I log che vedevate all'inizio erano questi qua, non so se vi ricordate, c'era init, on, partition. Se adesso andiamo qua su, ve li ritroverete, orca boia. Qua era l'end off, vedete erano questi qua, che erano proprio quelli della partenza. Ok? Io cosa faccio in questo caso? Molto, molto semplice. Me lo salvo dentro una mappa che mi tengo in memoria. Ma io a questo punto ero su un nodo, fisicamente su una macchina. Potevo fare quel che volevo. Me lo salvavo sul disco, così. Io in maniera molto semplice me lo sono salvato in memoria. In maniera assolutamente analoga gestiamo la get. Ok? Quindi mi viene chiesta la chiave. Io di nuovo rifaccio la stessa cosa che ho fatto di là. Gli chiedo il performance list, lui mi chiederà la stessa, e io a vnode, a React Core, faccio una get. Di là lo gestisco in maniera assolutamente analoga, prendo fuori dalla mappa e lo ritorno. Ultima cosa, che se no mi picchiano,
command è async command, command è asincrono, quindi quando facciamo le put il client viene immediatamente sbloccato, l'async aspetta una risposta dal nodo. Ultima cosa che avevo fatto, che sarebbe stata molto bella farvi vedere, era cosa succede nel momento in cui tirate fuori un nodo dal cluster. Vi ricordate che se facevamo get digipad mi risponde sempre quello lì, ok? Se adesso facciamo, vediamo se riusciamo, se io questo nodo qua lo tiro fuori dal cluster, perché basta pagare Amazon per avere delle macchine, questo qua non mi serve più. Facciamolo uscire, ok? E però io qua continuo a rompere le palle, corri, accorri, là è morto, il fatto che sia morto non è positivo. Esatto, dovevo finire 2 minuti fa, esatto. Quindi è morto e quindi non è successo niente, però quello che doveva essere successo è che lui spostava i dati da un nodo all'altro, però ovviamente essendo fuori tempo non è successo. Vabbè. A vita. Basta.